In questo modo noi diamo principio ad una grande opera, non perché si abbiano propensioni o si creda di convertire l'universo intero, ma chissà che non sia questa partenza e questo poco come un seme da cui abbia a sorgere una grande pianta. Chissà che non sia come un granellino di miglio o di senapa che a poco vada estendendosi e sonsia per fare un gran bene. Questo sogno di Don Bosco, espresso nell'omelia della prima spedizione missionaria dell'11 novembre 1875, si realizzò ben presto. 10 salesiani guidati dal giovane sacerdote Giovanni Cagliero impiantarono il carisma salesiano in Patagonia e in terra argentina. L'Argentina oggi è una repubblica federale composta da 23 province e un distretto federale. Il suo nome, dal latino argentum, è stato ispirato dai riflessi del Rio della Plata e dalle leggende di immensi giacimenti di argento. Una terra ricca di luce, ampia e generosa. In essa trovarono accoglienza migliaia di immigrati, provenienti per lo più dall'Europa, alla ricerca di un sogno da realizzare. Proprio per questi immigrati, Don Bosco, in un primo tempo, inviò i suoi figli. Ben presto, tuttavia, l'operato dei salesiani si aprì anche alle popolazioni indigene. Negli anni, il seme piantato ha portato molti frutti. Le opere si sono moltiplicate, le vocazioni sono cresciute e frutti di eccellenza sono germogliati. Come la giovane Laura Vicuña, che nata in Cile, si trasferì in Argentina con la mamma e trovò in Domenico Savio un modello di vita. Il salesiano coadiutore Artemide Zatti, apostolo dei più piccoli e dei malati. Seferino Namuncurá, del popolo Mapuche, che voleva diventare salesiano per essere utile alla sua gente. Nubi nere, però, si sono addensate anche su questa generosa e fertile terra. Alterne vicende sociali, politiche ed economiche hanno impresso alla storia dell'Argentina svolte improvvise. Anche il grande albero salesiano è stato investito dalla tempesta. La carenza di vocazioni e le nuove sfide poste dalla società e dalla cultura postmoderna hanno spinto i figli di Don Bosco a pensare a una nuova organizzazione delle ispettorie. Il 9 luglio 2009, il rettor maggiore, Don Pascual Chavez Villanueva, con il parere del suo consiglio, ha riconfigurato la presenza salesiana nel paese. L'Ispettoria del Nord, dedicata al beato Artemide Zatti, racchiude le precedenti di Cordoba e Rosario. Quella del Sud, intitolata al beato Seferino Namuncurá, le ispettorie di Buenos Aires, di Bahia Blanca e di La Plata. Lungamente pensata e preparata, la riorganizzazione della presenza salesiana in Argentina ha avuto il suo ufficiale compimento il 31 gennaio 2010. Per l'occasione, il rettor maggiore ha voluto essere presente e condividere con i confratelli e la famiglia salesiana questo importante momento storico. Un viaggio che, toccando alcune località dell'Argentina, è stato caratterizzato dalla gioia e dal desiderio di mettersi in ascolto del successore di Don Bosco. Facendo scalo a Buenos Aires, Don Chavez è giunto a Ushuaia il 27 gennaio sera, accompagnato da Don Ángel Fernández Artime, primo ispettore dell'Argentina Sud. Qui, nella Terra del Fuoco, dove sorge la presenza salesiana più australe, il rettor maggiore ha incontrato i confratelli, i giovani e i membri della famiglia salesiana, instaurando con loro un dialogo di confidenza e di simpatia.
se sta a chi? La visita guidata al Parco Nazionale Tierra del Fuego ha ricordato il grande contributo che i primi salesiani, in particolar modo Don Alberto De Agostini, hanno dato nella scoperta del territorio e delle sue peculiarità antropologiche. Sono naturalmente emozionato contemplando prima di tutto questa natura, frutto come sempre della mano creatrice amorevole di Dio. E nel contempo perché commosso perché queste sono le terre che hanno visto ai nostri grandi missionari, quelli inviati da Don Bosco all'inizio, quello che si sono prolungati lungo questa storia ormai centenaria qui a Ushuaia. Risalendo da sud, Don Chavez si è fermato a Rio Grande, dove nel 1898 giunsero i primi salesiani. L'antica missione conserva ancora oggi alcune memorie storiche preziose e ricche di significato. La chiesetta dedicata a Nuestra Signora della Candelaria, la prima abitazione delle figlie di Maria Ausiliatrice, quella dei Salesiani e un museo storico dedicato a Monsignor Fagnano, pioniere salesiano nella Patagonia meridionale. Il culmine del viaggio in Argentina è stato senza dubbio a San Nicolás de los Arroyos, dove è stata celebrata la nascita delle due nuove ispettorie salesiane dell'Argentina. Alcuni dei primi missionari, dopo essere giunti a Buenos Aires nel 1875, si spostarono a nord. Stabilitisi a San Nicolás de los Arroyos, eressero la prima opera salesiana dell'America. In quest'opera passò Don Cagliero, divenuto poi vescovo. Da qui partirono i missionari per la Patagonia, dopo aver pregato davanti al quadro che Don Bosco fece appositamente dipingere dal Rollini per la chiesa dell'istituto. Dal 30 gennaio al 1 febbraio, San Nicolás de los Arroyos è stato ancora una volta il centro del mondo salesiano argentino. Ai vari eventi hanno partecipato anche i vescovi salesiani presenti in Argentina: Monsignor Pozzi, Monsignor Laxague, Monsignor Romanini, Monsignor Radrizzani, Monsignor Ronchino e Monsignor Melani. Il primo giorno è stato dedicato al movimento giovanile salesiano. Nella chiesa dello storico istituto, i giovani hanno ascoltato con attenzione le parole del successore di Don Bosco, che ha ricordato come il movimento giovanile salesiano debba essere il luogo in cui, vivendo lo stile e il carisma salesiano, germogliano progetti di vita e vocazioni alla famiglia salesiana, nei suoi diversi aspetti di vita religiosa, consacrata e laicale. Y
bueno como una experiencia, recién tuvimos. Beh, è un'esperienza. Abbiamo fatto una conversazione che ho trovato molto commovente, molto intensa. Ci ha lasciato un messaggio molto chiaro su come dobbiamo essere in famiglia, la famiglia salesiana come comunità. Incontrarlo di nuovo è stato molto bello e le parole che ci ha rivolto mi hanno colpito. Mi hanno animato a proseguire questo cammino insieme ai giovani. Mi ha fatto molto piacere poterlo conoscere, perché sin dalla mia infanzia, sin da piccolo, sono cresciuto come Don Bosco e mi ha fatto piacere che sia venuto a visitarci. Conoscerlo di persona era uno dei grandi sogni di ciascun salesiano. Siamo orgogliosi di averlo come rettor maggiore. Mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto nella parrocchia e sono molto contento di questa visita, perché è davvero gratificante. L'esperienza che abbiamo vissuto qui è stata davvero bella. Nel pomeriggio i giovani in pellegrinaggio si sono diretti verso l'erigendo santuario di Nostra Signora del Rosario di San Nicolás. Il rettor maggiore ha presieduto l'Eucaristia, durante la quale 10 giovani dell'Argentina e dell'Uruguay hanno fatto la prima professione come salesiani di Don Bosco. Il 31 gennaio, festa di Don Bosco, è stato vissuto in un succedersi di incontri e celebrazioni. Nella piccola chiesa dell'istituto sono state rinnovate, alla presenza del rettor maggiore, le professioni dei giovani salesiani. Ha fatto poi seguito un incontro con una nutrita rappresentanza dei salesiani dell'Argentina. Don Chavez ha ringraziato gli ispettori delle 5 precedenti ispettorie che negli ultimi anni hanno, con tatto e sagacia, preparato la ristrutturazione. Credo che quanto vissuto dall'Argentina salesiana in questi giorni, culminato nella visita del rettor maggiore, abbiano dato una luce diversa al cammino compiuto negli ultimi 5 anni. E Valdocco non è stata poi tanto lontana da San Nicolás de los Arroyos. Grazie ad un collegamento satellitare, il rettor maggiore ha parlato ai giovani e ai membri della famiglia salesiana radunati nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino. Un ponte televisivo, fruito anche in streaming sulla rete, ha unito Valdocco e la terra del sogno missionario di Don Bosco. Noi ci sentiamo una cosa sola con Don Bosco, che è qui, a cui volgiamo il nostro cuore, e con il Don Bosco che è in Argentina con te. Grazie, prega anche per il successo di quanto nel nome di Dio stiamo iniziando oggi proprio, che è il rilancio della presenza salesiana in questa terra del primo sogno missionario di Don Bosco, che ha dato già tanti frutti sia dal punto di vista vocazionale che quello della santità spirituale. Veramente che il Signore possa continuare a rendere fecondo il dono della missione salesiana per i giovani di Argentina oggi. La famiglia salesiana argentina, ben rappresentata a San Nicolás de los Arroyos, ha incontrato Don Chavez nel pomeriggio. La riorganizzazione delle ispettorie è un momento storico importante, non privo di sfide, e deve essere vissuto, assunto e condiviso come un evento di famiglia. In Argentina il coinvolgimento dei laici è ampio. Mi chiamo Evangelina Petrelli, sono una laica e sono la direttrice della Casa Salesiana San Pedro, nel quartiere La Boca, Buenos Aires, Argentina. La nostra opera è una casa di persone molto semplici, in un quartiere molto povero, con molti immigrati e molte persone dell'interno del paese. È una grande sfida quella di lavorare per coloro che Don Bosco più amava, i giovani e i bambini più poveri. Abbiamo una scuola primaria a tempo pieno e un centro di formazione professionale che quest'anno ha avuto più di 2.000 studenti nelle diverse aree di lavoro.
Mi nombre es Jorge Ramos. Sono Jorge Ramos, direttore laico dell'Opera Salesiana di Paraná, Entre Ríos. È stata una sfida avere un direttore laico, in un momento in cui la congregazione va dando sempre più spazio ai laici, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II. L'opera che stiamo seguendo, con un gruppo di laici, è composta da scuole e associazioni giovanili. In totale c'è un movimento di circa un migliaio di studenti e circa 800 famiglie. Credo che a Bocca di San Pedro si viva quello che Don Bosco visse a Valdocco. Tutto questo lo facciamo nel carisma salesiano, animando la vita di questa comunità, in profonda unità con i salesiani che animano l'ispettoria dell'Argentina Nord. Il cortile dell'Istituto, che in oltre 100 anni ha visto giocare migliaia di ragazzi, ha accolto l'evento più importante. Oltre 1200 persone hanno partecipato all'Eucaristia, che ha sancito la nascita delle due nuove ispettorie. Stiamo riunidos aquí como comunidad, como familia de Dios y como comunidad salesiana, para iniciar con esta Eucaristía, esta nueva fase de la historia de la presencia salesiana en Argentina. L'Argentina, diversa dal 1875, offre nuove opportunità e pone oggi sfide inedite. Queste vanno affrontate con lo stesso impegno che caratterizzò Don Rua, fare a metà con Don Bosco. A sostenere il nuovo assetto della geografia salesiana argentina deve essere una fedeltà a Don Bosco dinamica e feconda. Credo che fondamentalmente il primo obiettivo sia quello di crescere e diventare una vera famiglia nell'Argentina Nord. Abbiamo fatto il passo di unirci. Nei prossimi anni non dobbiamo fare altro che crescere nella comunione. E non c'è altra maniera per farlo se non quella di stabilire tra noi legami profondi e radicarci nell'esperienza di Gesù. Quel Gesù che ci invita ad essere veri discepoli e missionari. Credo che abbiamo una realtà hermosa. Penso che ci aspetta una realtà meravigliosa, principalmente perché abbiamo un futuro da costruire tutti insieme. Un futuro che raccoglie il magnifico lavoro che le ispettorie hanno compiuto e compiono ancora, tutta la passione di vivere, tutto il dinamismo giovanile e l'impegno dei salesiani. Come ci ha detto giustamente il Rettore Maggiore, si tratta proprio di crescere, di rilanciare in questo momento, un momento storico, il carisma di Don Bosco, che è già pienamente vivo, ma rinnovandolo in una direzione ancora più viva e più precisa, secondo la realtà del 2010, del tempo in cui siamo. Che davvero questo passo che compiamo oggi, 31 gennaio, ci aiuti ad essere definitivamente e sempre di più al servizio dei giovani dell'Argentina salesiana, come ha fatto Don Bosco. Il 1 febbraio le due nuove ispettorie hanno iniziato il loro cammino. Come tradizione, il giorno successivo alla festa di Don Bosco è stata fatta memoria dei salesiani defunti dell'Argentina. È stato ricordato anche Francisco José Benítez, primo benefattore di San Nicolás de los Arroyos. Significativo il saluto ai discendenti di quei contadini che sul finire del 1800 donarono o resero disponibili i loro terreni per consentire la costruzione dell'Istituto di San Nicolás. I vicari ispettoriali, i neodirettori salesiani e i direttori generali laici hanno prestato il loro giuramento di adesione e fedeltà al progetto educativo salesiano. Credo che una delle caratteristiche. Una delle caratteristiche tipiche dell'Argentina salesiana, secondo me, è la formazione dei laici, il lavoro dei laici nelle varie opere. In secondo luogo, poi, l'Argentina salesiana dà alla regione un significato diverso come terra di missione. La Patagonia argentina è ancora oggi terra di missione. Abbiamo bisogno di missionari. Dobbiamo portare avanti l'evangelizzazione, non solo tra le popolazioni indigene di quelle terre, ma anche fra la gente di oggi, quelli che vivono nella Patagonia cilena, terra dimenticata da molte persone, terra dimenticata anche da molti governi. E poi l'Argentina salesiana ha anche un'altra caratteristica di particolare, il lavoro con i bambini più poveri, i bambini di strada.
L'Argentina ha saputo dare questa dimensione molto salesiana del sistema preventivo nelle varie opere di tutta l'Argentina. Che tiene a lo largo di tutta l'Argentina. L'ultima tappa del viaggio è stata Rodeo del Medio. Qui Don Chaves ha incontrato i salesiani, i membri della famiglia salesiana e del movimento giovanile salesiano della regione del Cuyo. Anche a loro il rettore maggiore, richiamando gli eventi e soprattutto il significato della riorganizzazione delle ispettorie in Argentina, ha ricordato che la priorità è essere luce per la salvezza dei giovani. La giornata a Rodeo del Medio è stata caratterizzata dalla visita alla bodega Don Bosco e dall'apertura della vendemmia. Viaggio nella terra del sogno che ha visto il rettor maggiore vicino ai salesiani, ai giovani e alla famiglia salesiana. Incontri di festa, di impegno, di preghiera e celebrazioni durante i quali Don Chaves ha avuto per tutti una parola di incoraggiamento e di speranza. L'Argentina, che in passato ha scritto una pagina gloriosa del carisma salesiano, è oggi chiamata a scrivere quella presente e a sognare il futuro. Ovunque, il successore di Don Bosco è stato accolto con grande gioia ed entusiasmo. Molte le attestazioni di stima e affetto dimostrate dai giovani e dalla gente. Le autorità civili delle località visitate, dichiarando Don Chaves ospite d'onore, hanno voluto anche rendere omaggio ai salesiani, impegnati a essere Don Bosco oggi in Argentina. Concluyo questa hermosa e significativa visita argentina. Concludo questa bella e significativa visita in Argentina. Veramente sono felice e grato a Dio, nostro Signore, per quello che ho trovato in questo momento storico di unificazione delle ispettorie. I confratelli sono davvero pieni di entusiasmo. Ho trovato una grande apertura alle novità, a ciò che può significare questo momento storico di rilancio del carisma, perché di questo si tratta, di ravvivare il carisma di Don Bosco in questa terra che finora è stata molto fertile e generosa con i salesiani. Qui giunsero nel 1875, guidati da Monsignor Giovanni Cagliero. Crebbero nelle vocazioni, si moltiplicarono nelle presenze, fiorì la santità. Laura Vicunia, Seferino Namuncurà, il beato Artemide Zatti. Qui è nato uno dei successori di Don Bosco, Don Juan Edmundo Vecchi. Quella che ha scritto l'Argentina salesiana è una storia gloriosa. Ora è il momento di prendere la storia in mano e continuare a scriverla. Non tanto per l'orgoglio di fare le cose per bene, ma piuttosto per il dovere di far proseguire la storia di salvezza dei giovani attraverso la missione salesiana. Ho voluto consegnare il presente ai salesiani, alla famiglia salesiana, ai giovani, e sognare che il futuro prosegua così glorioso e fecondo come è stato il passato. Tan glorioso e tan fecondo come lo fu nel passato.